Buongiorno e bentrovati all'ultimo appuntamento settimanale con Mattino 6, la nostra rassegna stampa. Partiamo subito con i quotidiani regionali. Vi dico subito che oggi il Messaggero non è in edicola e dunque non possiamo mostrarvi la prima pagina e le pagine dell'inserto Abruzzo perché c'è lo sciopero dei poligrafici che dunque non ha consentito al Messaggero di essere questa mattina in edicola. In edicola però c'è il Centro e allora iniziamo a vedere le quattro prime pagine provinciali. Questa è la prima di Pescara, cade e muore a scuola a 17 anni. Il titolo di apertura riguarda la tragedia che si è registrata ieri all'alberghiero di Roccaraso. Uno studente ha battuto la testa, pare, mentre dondolasse con la sedia, ha battuto contro un termosifone ed è morto. Dunque questa è la tragedia che ha avuto eco anche a livello nazionale. Poi troviamo anche i messaggi di cordoglio da parte del sindaco di Roccaraso, il dolore di Donato, un pugno allo stomaco, la comunità in lutto. E poi l'ex preside Mancini, è stata solo una fatalità, la scuola non ha responsabilità. Ovviamente si sta indagando. Secondo alcune fonti la sedia su cui lo studente si trovava in quel momento non era a norma, però ovviamente bisognerà capire cosa è accaduto e sicuramente è stata una tragica fatalità. Nelle cronache, alle urne in 2200, infermiere al voto, la procura apre un'inchiesta sulla paralisi del collegio degli infermieri denunciata dall'ex presidente presto il voto dopo il commissariamento. In Pescara, incidente in segreteria, impiegata ferita dal pavimento dell'università. E poi in Francavilla, allarme a San Franco, truffatori chiedono fondi per una festa. Sempre per quanto riguarda la provincia di Pescara e tocco il paese che inquina di più, il comune di Pescara accusa il paese dell'entroterra scarichi di liquami nell'acqua del fiume Pescara che poi ovviamente viene portata al mare. E nel taglio basso troviamo il Buongiorno Abruzzo firmato da Antonella Formisani. Il titolo è "Il ragazzino si sente male e va in tre ospedali". Leggiamo qualche passaggio del Buongiorno Abruzzo. Essere colpito da un ictus a 15 anni è accaduto ad uno studente di Acquasanta Terme in provincia di Ascoli Piceno che giovedì mattina ha accusato i classici sintomi, difficoltà a parlare e a camminare, problemi che non sono sfuggiti ai genitori che l'hanno portato all'ospedale di Ascoli, dove i medici hanno capito che si trattava di un problema neurologico e lo hanno trasferito all'ospedale di San Benedetto, dove è dotato di una stroke unit. E qui la terribile diagnosi, trombosi dell'arteria cerebrale. Nelle basse Marche non ci sono centri che praticano la radiologia interventistica, per cui recentemente è stato stretto un accordo per l'invio di pazienti alla ASL di Teramo, che ha un'efficiente unità operativa in grado di fare trattamenti endovascolari su ictus e aneurismi. Da qui il trasferimento nel terzo ospedale, quello di Teramo. Il 15enne è stato sottoposto nella notte a un delicato intervento di rimozione del trombo, ora è ricoverato in rianimazione. I medici lo stanno lentamente svegliando. In queste ore si capirà se l'ictus ha causato degli esiti. In questi casi, infatti, intervenire nel più breve tempo possibile e basilare. Per questo sono importanti le campagne per insegnare ai cittadini a riconoscere i sintomi dell'ictus e a segnalarli al 118, a presentarsi direttamente all'ospedale della propria zona, però dotato di stroke unit, che è proprio l'unità che serve per combattere questo tipo di patologie. Andiamo adesso nel taglio alto della prima pagina del Centro edizione di Pescara. Il Pescara rallenta, la Padula spettacolo, evita la beffa, solo pari con il Vicenza. Ieri l'anticipo della Serie B è finito 1-1. E poi questa sera nello sport nazionale si parla ovviamente della partita tra Juve e Napoli. Allegri e Sarri, oggi la sfida che vale lo scudetto. E cambiamo adesso prima pagina del Centro, ci spostiamo sulla edizione dedicata alla provincia di Chieti, l'edizione di Chieti Lanciano Vasto. Allora andiamo a recuperare
la prima pagina per poterla osservare insieme. Il titolo di apertura, ovviamente, è sempre dedicato alla tragedia dell'alberghiero di Roccaraso, cade e muore a scuola a 17 anni lo studente che ha battuto la testa contro un termosifone, lo vedete, Christian Lombardozzi. In questa fotografia riportata dal centro. Poi nelle cronache, piccoli negozi reagiscono inquieti, pronta la serrata contro i centri commerciali. Quattro nuovi centri commerciali sono davvero troppi. La Confcommercio di Chieti lancia la sfida e annuncia la serrata dei piccoli negozi. Poi in vasto, verso le elezioni primarie, sfida 5 nel centrodestra. Nello sport, sempre la Serie B, oggi al Biondi la Virtus gioca il suo scontro salvezza contro il Modena. Andiamo a vedere sotto la fotonotizia: assenteista perché soffro d'ansia. Lanciano, il dipendente della ASL arrestato, si difende, si autosospende dal lavoro. Andiamo sotto la testata del centro per vedere quest'altra notizia che riguarda il lavoro. La Thales se ne va e lascia senza lavoro circa 100 dipendenti. L'azienda infatti abbandona lo stabilimento di Chieti Scalo. E ancora in vasto la sentenza, risonanza, la sanità privata batte D'Alfonso. Andiamo avanti ancora, adesso vedremo la prima pagina della edizione della provincia di Teramo del centro. Ovviamente il titolo in primo piano è sempre lo stesso perché è davvero una tragedia che ha scosso l'intera regione, quella accaduta all'alberghiero di Roccaraso. Invece nelle cronache andiamo a vedere la sentenza: tutti assolti per l'appalto della ASL. In tre erano imputati di truffa, frode nelle pubbliche forniture e falso per l'appalto antincendio alla ASL, assolti perché il fatto non sussiste. In Teramo sono di San Nicolò, spaccio di droga, arrestati tre teramani. E poi in Giulianova manca la mensa, settimana corta, i genitori chiamano i carabinieri del NAS. E poi un'altra notizia che riguarda sempre la sanità e la salute: meningite e allarme a Tortoreto. Il caso riguarda un alunno delle elementari, il comune ordina la chiusura delle scuole. Nel taglio alto del centro, sindacato, Timoteo eletto nuovo segretario della CGIL di Teramo. E poi a Roseto, in vendita l'Arena Quattro Palme, ma nessuno si fa avanti per acquistarla. Resta da vedere per quanto riguarda il centro, l'ultima delle quattro prime pagine provinciali, è quella dedicata al capoluogo di regione e a Sulmona Avezzano. E allora andiamola a vedere insieme. Ovviamente anche qui in primo piano ciò che è accaduto nella scuola di Roccaraso: alunno cade e muore a scuola, tragedia in classe, il 17enne ha sbattuto la testa, inutile ogni soccorso. Qui vedete anche un approfondimento: stava dondolando sulla sedia, poi il botto, l'articolo di Fabio Giuliano. La giornata volge al termine, l'insegnante di biologia chiama una ragazza alla lavagna per mettere a fuoco alcuni concetti, pochi istanti prima che un tonfo improvviso richiami l'attenzione di tutti. Un giovane è a terra e ha perso i sensi. Inutili i primi soccorsi prestati proprio dal docente. Morto così Christian Lombardozzi, 17 anni, studente della scuola alberghiera. Poi vediamo anche il ricordo sui social network degli amici sulla bacheca di Facebook di Christian. Ovviamente, come accade in questi casi, c'è diciamo, il ricordo anche sui social network. Nelle cronache a Tagliacozzo un altro episodio davvero inquietante: bruciate le auto del sindaco di Tagliacozzo Di Marco Testa. Sono tre le auto andate a fuoco l'altra notte sotto l'abitazione del primo cittadino in via Veneto. E poi a Sulmona la crisi del comune, Ranalli si sfoga, io vittima di un'imboscata. Sono state firmate le dimissioni l'altra notte intorno alle 22 di 9 consiglieri, tra cui due del Partito Democratico, quindi della maggioranza,
il sindaco Ranalli così ha dovuto prendere atto ed andare a casa, si andrà al voto a Sulmona. E poi in L'Aquila, bimbo morto in ospedale, sono quattro le condanne. Nel taglio basso della prima pagina del centro dell'Aquila troviamo il calcio di Lega Pro. L'Aquila assalto alla capolista. I rossoblù di Perrone ospitano oggi alle 14 la Spalla Alfattori. I biancazzurri stanno facendo una fuga solitaria verso la Serie B con 9 punti di vantaggio sul Pisa di Gattuso. L'Aquila di Mister Perrone spera che la capolista arrivi al Fattori priva di appetito. L'Aquila del resto è in zona retrocessione dopo il meno 14 subito a seguito della sentenza sportiva del processo Dirty Soccer. Andiamo sotto la testata per vedere i richiami dal nazionale e dagli esteri. Giovane ucciso al Cairo, la tragedia di Regeni, da tutto il mondo per l'addio a Giulio. E ancora lo storico incontro ieri di Papa Francesco con il patriarca Kirill, noi come fratelli. E ancora verso le elezioni è Bertolaso, il candidato del centrodestra di Berlusconi a Roma per le elezioni nella capitale. Adesso andiamo a vedere un'altra prima pagina regionale, quella della Città Quotidiano della provincia di Teramo. Anche qui l'apertura è dedicata alla tragedia dell'alberghiero di Roccaraso, studente muore cadendo dalla sedia, tragedia come detto all'istituto di Roccaraso, il 17enne ha battuto la testa, forse la sedia non era a norma come vi ho anticipato in precedenza. E poi a centro pagina meningite in classe, Tortoreto, alunno dell'elementare in gravi condizioni ad Ancona. A Martinsicuro sono quattro i feriti lungo la statale degli incidenti. Poi a Giulianova, settimana corta, inizio tra i NAS e gli insulti. A Roseto degli Abruzzi l'arena resta comunque ad uso pubblico, si parla dell'Arena Quattro Palme. E poi sotto la fotonotizia, appalto antincendio, tutti assolti, fratelli Ciapanna e il dirigente Cecchini prosciolti da ogni accusa. Andiamo a vedere nel taglio basso, a Castelcastagna, oggi l'ultima missione del carabiniere e ancora per quanto riguarda i sindacati, Giovanni Timoteo, nuovo segretario della CGIL di Teramo. Andiamo anche sotto la testata. Teramo, tre arresti per i carabinieri in Borghese, smerciavano un etto di cocaina a settimana. Questo è il giro di droga sgominato dai carabinieri. Lasciamo le prime pagine regionali per aprire lo spazio dedicato ai titoli nazionali. Iniziamo dal Corriere della Sera che pone a centropagina questa bella fotografia dell'incontro tra Papa Francesco e il patriarca ortodosso Kirill. È il primo incontro, un momento davvero storico avvenuto nell'aeroporto dell'Havana a Cuba tra il pontefice della Chiesa Cattolica Romana e il patriarca della Chiesa ortodossa. Pensate, un incontro che non avveniva dallo scisma della Chiesa cristiana, dunque davvero un momento storico. Andiamo a centropagina adesso per parlare invece di banche e di credito. Banche sfida nel governo, il Presidente del Consiglio corregge il testo sulle BCC, insorgono da Alfano a Del Rio, dati sulla crescita al di sotto delle previsioni. Renzi dice l'Unione Europea si muova. Siamo sempre, diciamo, alle solite con l'Italia e i paesi in generale del sud dell'Europa che chiedono maggiore flessibilità e meno austerità all'Europa. Andiamo avanti. La Repubblica, anche qui la fotografia in primo piano dell'incontro storico a Cuba, l'abbraccio del Papa al Patriarca, ma restano ancora le difficoltà, ovviamente. Questo è un primo passo per un riavvicinamento delle due chiese che si rifanno al cristianesimo. E ancora l'economia in primo piano, l'Italia frena, il PIL nel 2015 fermo allo 0,7%, il petrolio sale e rilancia le borse, Milano recupera il 4,7%, Renzi il paese è ripartito. Andiamo ancora avanti con la stampa.
Anche qui la fotografia dello storico incontro a Cuba tra Papa Francesco e il Patriarca Ortodosso. Il Papa abbraccia Kirill, finalmente fratello. Nota congiunta, la famiglia, nozze uomo-donna. E poi il PIL, anche qui in primo piano, che si ferma allo 0,6%, dice la stampa, frena la ripresa, Renzi ammette scenario difficile, l'Eurogruppo, rispettate gli impegni, Berlino in allarme per il debito tedesco. Andiamo ancora avanti, il Sole 24 Ore, il quotidiano economico italiano, balzo di borse e petrolio, lo spread torna a 137, Piazza Affari guadagna il 4,7% e il greggio recupera il 12%, acquisti sui bond dei periferici. Il buyback da 4,8 miliardi di Deutsche Bank traina i bancari dell'Unione Europea. E poi il PIL che chiude il 2015 in frenata, i dati dell'Istat. Ultimo trimestre più 0,1%, il dato annuo è più 0,7%. Renzi dice Italia ripartita, l'Unione Europea si muova, l'Europa intanto rallenta, la Germania in linea con l'attese, la Grecia in recessione, ma questa non è una novità. Andiamo avanti con la lettura dei quotidiani nazionali. Questa è la prima pagina del giornale. Svelata la manovra per sostituire Renzi, si parla delle trame del Partito Democratico. Clamoroso retroscena del Foglio. Intanto il PIL rallenta e ancora il governo fa cassa sulla pensione delle vedove. Poi le elezioni comunali a Roma. Questa è una notizia importante, perché sarà Bertolaso il candidato del centrodestra, unito nella scelta, e l'ex capo della Protezione Civile accetta la sfida. Il centrosinistra invece farà le primarie per scegliere il suo candidato. Andiamo ancora avanti. Libero, altra retata in Sicilia. Renzi caccia i fannulloni, ma solo se finiscono in TV. Le punizioni per i dipendenti pubblici che timbrano il cartellino e poi se ne vanno verranno graduate in base al clamore mediatico. Questa è la lettura ovviamente di Libero. Interessa l'immagine, non il furto ai danni del cittadino. E poi ovviamente sul quotidiano di area di centrodestra c'è questo articolo di Maurizio Belpietro che parla del PIL con questa vignetta che si richiama Attafazzi con Padoan. Renzi, il nostro PIL frena ancora, il governo brinda, prepariamoci al peggio. Questa è la lettura di Belpietro. Andiamo sul tempo. Bertolaso, grandi rischi. Il centrodestra ha deciso, sarà l'ex capo della Protezione Civile il candidato a Roma. Pesano però le liti, i processi. E qui è una notizia importante anche per la nostra regione. Sapete, le azioni penali che ci sono state sono in corso per quanto riguarda il sisma aquilano. I sondaggi, torniamo al titolo, i sondaggi e Marchini che ha vinto le primarie del Tempo. Dunque, ecco perché il titolo Bertolaso, grandi rischi. E poi a centropagina lo sport, Poker Roma adesso è terza, quarto successo consecutivo per i giallorossi dopo il cambio di allenatore e contro il Carpi si sblocca anche Dzeko. Poi colloquio con il tempo, il DG Baldissoni prova a frenare, parla Pallotta, avanti senza Sabatini. Andiamo ancora avanti con la lettura dei giornali nazionali. Questo è il Mattino di Napoli. Sud, l'Unione Europea non ridurrà i fondi. L'intervista del Mattino, l'Istat alla fine del 2015, la crescita frena, il Premier Bruxelles si muova, PIL in calo, il Vice Ministro Morando, non ci saranno veti sulla flessibilità. Poi l'abbraccio dopo 1.000 anni tra il Papa della Chiesa Romana e il Patriarca Ortodosso Kirill, avvenuto ieri a Cuba. Storico incontro, ovviamente ne abbiamo già parlato in precedenza. Saliamo invece sotto la testata del Mattino, perché ovviamente a Napoli c'è attesa per la partita, per la sfida contro la Juve. Sarri, noi un po' folli, ci spinge tutta Napoli. Il tecnico dice non firmo per il pari. Andiamo ancora avanti con l'Avvenire, ovviamente anche qui in primo piano l'incontro di ieri a L'Avana, storico incontro a L'Avana, segna l'inizio di un cammino comune. Francesco dice finalmente siamo fratelli e Kirill
auspica un lavoro comune 1000 anni avanti. Dopo 10 secoli l'abbraccio tra il Papa e il Patriarca di Mosca. E poi troviamo alcune riflessioni, l'analisi Chiesa di Russia, la nuova espansione dopo il comunismo e ancora il documento Cristiani perseguitati da soccorrere subito e radici da ritrovare e ancora il viaggio in Messico perché il Papa proseguirà il suo viaggio in Messico, il Papa dalla Signora di Guadalupe consacra il Giubileo. Poi troviamo un'altra notizia di esteri, accordo per quanto riguarda la Siria, fragile tregua per gli aiuti, pronto un cessate il fuoco umanitario, ma l'opposizione dice no e Assad dice riprenderò tutto il paese. Poi troviamo anche una notizia che arriva da Fiumicello che riguarda i funerali di Regeni, l'addio a Giulio ha insegnato tanto ieri, appunto l'addio commosso a Regeni, ucciso al Cairo, le motivazioni le dovremo ancora conoscere dalle indagini. Siamo adesso all'Unità, il partito che, scusate, il giornale che fa riferimento al Partito Democratico. Non era Francesco questo il titolo dell'Unità. Bagnasco corretto dal segretario dei Vescovi voluto dal Papa, rispettare le istituzioni. Ieri, insomma, c'era stato l'appello della CEI al voto segreto in Senato sul DDL Cirinnà che riguarda le unioni civili, in particolare la cosiddetta stepchild adoption, cioè l'adozione del figlio del partner che riguarda le coppie omosessuali. Renzi, la legge non la decide la CEI, sacrosanto votare le unioni, no all'utero in affitto. Questa è la risposta di Renzi. E poi Sanremo, i mille volti di Virginia Raffaele, il Festival di Sanremo la incorona e ci sono le imitazioni che Virginia Raffaele ha fatto all'interno del Festival di Sanremo che oggi arriva all'ultima serata. E poi a centropagina, migranti, l'Austria vuole il muro al Brennero. Questa è la decisione per quanto riguarda il confine tra Italia ed Austria. Una barriera che stoppi l'ingresso dei migranti. Andiamo al manifesto adesso, un addio di pace, ovviamente l'attenzione del manifesto si concentra sul caso di Giulio Regeni, migliaia di persone da tutto il mondo a Fiumicello per l'ultimo saluto in italiano e in inglese a Giulio Regeni, un ricordo cosmopolita che è anche un insegnamento alla libertà di pensiero, l'impegno di tutti, questa storia non finisce qui e infatti ci sono le indagini che stanno proseguendo. E poi nel taglio alto l'abbraccio cubano tra il Papa e Sua Santità, cioè Kirill, che è diciamo, il rappresentante della Chiesa ortodossa, e poi un'altra Europa, Tsipras, Boldrini, caos profughi, meno austerity e più solidarietà. Ultima prima pagina nazionale, quella del Fatto Quotidiano, colpo gobbo, la legge sul finanziamento pubblico ha blindato i donatori, i partiti in festa, arriva una marea di soldi occulti. Grazie al garante della privacy, l'ex PD Soro, non è più obbligatorio indicare chi dà i contributi ai partiti. E poi a centropagina, oltre le slide, PIL, il governo ha sbagliato i conti, crescita quasi zero, guai nel 2016, il bilancio si fondava su un più 0,9%, invece l'anno si è chiuso allo 0,6%, insomma le cifre oscillano. Abbiamo visto anche in precedenza come ad esempio il Sole 24 Ore riportasse uno 0,7, ma insomma questione di decimali. E poi nel taglio basso i Matusa dello Zoo di Sanremo, pubblico d'antan e voci sulla Raffaele che fa la Boschi, questo l'articolo che riguarda il Festival di Sanremo. E adesso possiamo passare prima di andare al meteo, rapidamente a vedere anche le prime pagine nazionali dello sport. Festival Scudetto, stasera a Torino la partitissima tra Juve e Napoli, è la sfida che può decidere il campionato 30 anni dopo Dybala e Higuaín come Platini e Maradona. Insomma, il paragone è abbastanza altisonante. E poi nel taglio alto, vittoria 3-1 con il Carpi, Toh, Papazeko, Poker, Spalletti, la Roma è terza, il bosniaco si risveglia e lancia i giallorossi, Salah, rete e assist. E poi domani Fiorentina-Inter, Icardi spietato, due tiri, un gol, Kalinic C6, la Champions passa da loro, l'ex muto vince Sosa 1-0. E poi il Milan si scalda, Balo, talismano per la rinascita, Niang in gruppo soltanto oggi, Mario approvato con Bacca.
Andiamo a tutto sport, Juve-Napoli, 10 pagine sulla sfida scudetto, ovviamente questo è il match clou della giornata di campionato, cantano i fenomeni, ore 20:45 allo stadium si scontrano le più forti, la Juve ritrova Khedira, Napoli coi titolarissimi, l'immaginazione di Allegri e la follia di Sarri, il paradosso Rugani, le cifre e la sicurezza, insomma tutto su questa sfida, ovviamente anche il Corriere dello Sport parla di questa sfida tra Juve e Napoli, musica maestri, ovviamente i titoli sono un po' di richiamo a quanto sta accadendo a Sanremo e qui il Festival del Calcio, la sfida Scudetto 20:45, duella con Sanremo all'ultima puntata, Allegri a maggio conta essere primi, Sarri dice ci vuole follia, andiamo per vincere. Poi nel taglio alto Roma il segno di Dzeko e la rimonta continua. Il bosniaco si sblocca. Carpi KO, quarta vittoria di fila per i giallorossi. Ora lo spazio dedicato al meteo con il collegamento con il nostro esperto Giovanni De Palma di abruzzometeo.org. Buongiorno a te Giovanni. Che Buongiorno Alfredo, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. tempo farà nel weekend a te? Allora, come avevamo annunciato nei giorni scorsi, la nostra penisola continua ad essere sotto la scia di perturbazioni atlantiche, che, di correnti atlantiche, insieme alle quali si muovono delle perturbazioni che ovviamente favoriscono delle precipitazioni e delle schiarite, e si alterneranno schiarite e annuvolamenti anche nelle prossime ore. Un sistema nuvoloso è transitato in nottata, ha favorito dapprima un rinforzo dei venti dai quadranti occidentali, poi ha determinato dei rovesci più consistenti sul settore occidentale e sui rilievi, mentre delle schiarite con delle raffiche di vento si manifestano ancora sul versante orientale della nostra regione. Nelle prossime ore assisteremo a un temporaneo miglioramento delle condizioni atmosferiche su tutto il territorio regionale, anche se localmente qualche annuvolamento in più sarà presente sulle zone montuose, sul settore occidentale, ma un nuovo sistema nuvoloso di origine atlantica attraverserà la nostra regione nella giornata di domenica e sarà accompagnato da un nuovo rinforzo dei venti dai quadranti sudoccidentali. Quindi tornerà a soffiare il Gardino sul versante orientale e sulle zone montuose con raffiche localmente anche piuttosto intense. Peggiorerà il tempo, sono previste delle precipitazioni soprattutto sulla Marsica, nell'Aquilano e sulle zone montuose dove la neve cadrà al di sopra dei 1600-1800 metri perché ovviamente è previsto un aumento delle temperature anche in quota. Una situazione questa che tenderà successivamente a lasciare spazio a nuove schiarite nel corso della serata a partire dal settore occidentale, ma attenzione perché comunque nella giornata di lunedì un nuovo peggioramento si manifesterà sulla nostra regione, aggiungerà una nuova perturbazione che segnerà l'inizio di una nuova fase meteorologica caratterizzata dalla formazione di una vasta circolazione depressionaria con perno centrato proprio sulla Sardegna, circolazione depressionaria che favorirà delle precipitazioni anche sulla nostra regione, soprattutto tra lunedì e martedì, ma determinerà un rinforzo dei venti, stavolta dai quadranti sudorientali, quindi di scirocco con forti raffiche sul versante orientale e delle mareggiate. Poi questa situazione perturbata interesserà soprattutto le regioni centro-settentrionali tirreniche, le regioni settentrionali, mentre alla luce dei dati attuali a nostra disposizione, la nostra regione sarà marginalmente interessata dai fenomeni che tuttavia potrebbero manifestarsi soprattutto sul settore occidentale. Si tratta questa, Alfredo, di una tendenza ovviamente che andrà necessariamente confermata e analizzata nel corso dei prossimi giorni. Grazie allora Giovanni De Palma, come sempre puntuale nel farci capire quali saranno e quali sono le condizioni meteo sulla nostra regione. Prima di salutarlo vi do i riferimenti di abruzzometeo.org che ormai avete imparato a conoscere molto bene. Vediamo il sito con la regia di Gianni D'Areo, eccolo qui, il sito di abruzzometeo.org, sito di riferimento per essere sempre aggiornati sul meteo nella nostra regione e poi le due pagine Facebook. Questa è quella di Abruzzo Meteo e poi la pagina personale di Giovanni De Palma. Grazie ancora Giovanni per essere stato con noi, ti auguro una buona giornata e un buon fine settimana. Grazie Alfredo, un buon fine settimana anche a te e a tutti i telespettatori di TV6. E noi ci fermiamo per il break pubblicitario, poi torniamo con la seconda parte di Mattino 6 dedicata all'approfondimento delle notizie dalla nostra regione. Tra poco.
Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte di Mattino 6. Torniamo al quotidiano Il Centro. Questa è la pagina Abruzzo. Innovazione Santa Maria in Baro, polo dell'automotive, progetti per i veicoli del futuro. Parte la seconda fase della filiera abruzzese degli automezzi. Pisino, DFCA, questa è una delle regioni più attive e concrete in questo campo. E soprattutto nell'area frentana, sapete, insiste la Sevel, che è il più grande stabilimento d'Europa che produce veicoli commerciali per il gruppo FCA. E poi broker assicurativo di spalla, Bonanni, presidente della Pescarese Medias, l'ex segretario generale della CISL. Nel taglio basso, sempre per quanto riguarda in qualche modo i sindacati, lunedì a Pescara ci saranno gli esecutivi di CGIL, CISL e UIL, e poi l'ARAP, consorsi industriali, margine per il rilancio, i sindacati al commissario Leombroni e la regione si muova. E ancora iniziativa in 10 succursali, Carichieti, oggi l'apertura straordinaria per il Mutuo Day. Andiamo avanti con la pagina Abruzzo. I balneari chiedono una proroga di 30 anni, la notizia arriva da Termoli, proroga di 30 anni sulle concessioni ai gestori degli stabilimenti balneari. Gare d'asta da subito per le nuove autorizzazioni, questa è la discussione in realtà che va avanti da tempo, che riguarda la direttiva europea Bolkestein. E poi il Consiglio regionale, il Movimento 5 Stelle, via il privilegio del doppio vitalizio Parlamento-Regione, questa la proposta del Movimento 5 Stelle. E poi l'assessore Di Matteo, che ha presentato nuovi fondi contro le barriere architettoniche, sono stati stanziati ulteriori 761 mila euro per il bando regionale per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Andiamo ancora avanti sulla pagina Abruzzo del Centro. Il personaggio che propone il giornale Giancarlo Bartolotti, le mie nozze d'oro con le vostre montagne, era il 1966, da Ravenna venne a visitare Ovindoli, mi dicevano che ci vai a fare, ci sono solo pecorai, ma mi sono innamorato, da allora è il re della Magnola. Andiamo sulla città per vedere anche la pagina Abruzzo della città. Eccola qui, in primo piano quanto accaduto a Roccaraso, muore in classe cadendo dalla sedia, tragedia a Roccaraso, incidente fatale in aula per il 17enne Cristian Lombardozzi, forse la sua sedia non era a norma, ovviamente bisognerà aspettare l'esito delle indagini, impatto fatale, secondo una prima ricostruzione dei fatti, il giovane avrebbe battuto la nuca contro il muro dopo essere scivolato dalla sedia sopra la quale era seduto mentre ascoltava una lezione di alimentazione. E poi andiamo a Sulmona, sfiducia al sindaco, il segretario regionale del Partito Democratico Rapino dice qualcuno ha tradito il mandato, e ancora la classe dirigente della città ha perso l'ennesima occasione di dimostrarsi diversa e matura. Proprio sulle dimissioni del sindaco Ranalli andiamo a vedere insieme questo servizio. Finisce anticipatamente l'amministrazione Ranalli. Ieri sera alle 22 i consiglieri, 9 per la precisione, hanno firmato contestualmente le dimissioni. È stato un atto necessario perché l'hanno dimostrato fin dall'inizio del loro mandato che erano inadeguati al ruolo, le divisioni erano all'ordine del giorno, non c'erano atti amministrativi che avevano un decorso naturale. Oggi ne abbiamo preso atto e la cosa più grave è che ne prende atto la stessa maggioranza, i stessi consiglieri del PD. Abbiamo firmato le dimissioni perché è una crisi che si sta trascinando, si è trascinata per troppi giorni. Noi abbiamo cercato di tendere una mano al sindaco per cercare di evitare alla città un commissariamento. Questa mano tesa non è stata raccolta e l'abbiamo visto nei fatti. No, non è stata un'idea maturata nelle ultime ore, è una idea che nasce nel momento delle elezioni. 2 anni e mezzo fa noi abbiamo iniziato un percorso, questo percorso ha avuto la sua evoluzione. Qualche giorno fa, oramai stiamo parlando di 10 giorni fa, abbiamo fatto delle uscite importanti dichiarando che noi non eravamo disposti a firmare così per
perché per sentito dire, per letto sulla stampa, noi volevamo firmare con coscienza. Se c'era anche la possibilità di non firmare, abbiamo anche detto questo. Questa mattina l'ex primo cittadino sulmonese Giuseppe Ranalli ha voluto chiarire le sue posizioni alla città, dicendo che ci sono stati troppi veti, veti che si sono susseguiti in 10 giorni di crisi amministrativa. Il mio partito ha preso una posizione precisa, io ho lavorato in questi giorni insieme al segretario regionale e al segretario provinciale del partito. E naturalmente quella è una scelta che i consiglieri ritengo abbiano fatto a titolo personale nel far cadere un'amministrazione di centro-sinistra con un sindaco del PD. Un'azione grave, un'azione non condivisa, un'azione negata e nascosta anche ai vertici del partito. Andiamo avanti con la lettura del quotidiano La Città, restiamo sempre alla pagina Abruzzo, nel taglio basso autostrade, sotto la lente di ingrandimento i presupposti che permettono a Strada dei Parchi S.P.A. di ottenere aumenti tariffari, caro pedaggi, 9 parlamentari del Partito Democratico e in particolare 5 laziali e 4 abruzzesi chiedono spiegazioni al Ministro per le Infrastrutture Graziano Del Rio. Adesso torniamo sul quotidiano Il Centro, prima di passare alla pagina di Pescara vediamo la pagina dell'Aquila, l'abbiamo già visto nelle nostre prime pagine e adesso anche sulla pagina Abruzzo della città, la tragedia di Roccaraso, alunno cade in classe, muore sul colpo, questo è il paginone del Centro nella pagina dell'Aquila, incidente shock all'alberghiero, la vittima è un 17enne di Rocca 5 Miglia, il ragazzo si stava dondolando con la sedia, ha sbattuto la testa a terra, quindi questa è la ricostruzione, alcuni avevano anche detto che avesse sbattuto contro un termosifone. Secondo il Centro invece è stato l'impatto con il terreno a essere fatale a questo 17enne. Andiamo ad approfondire ancora, si è ipotizzato che la sedia non fosse a norma, ma come ha precisato il collaboratore del preside Marcelli è simile a quella usata da docenti ed è perfettamente in regola. Il prof di biologia ha cercato in ogni modo di soccorrere il ragazzo praticandogli anche il massaggio cardiaco, poi l'arrivo del 118, ma per il ragazzo ormai non c'era più niente da fare. Mancini, solo una fatalità, nessuno è responsabile, l'ex preside, se l'insegnante era presente in aula non si può certo parlare di colpe, 10 anni fa una disgrazia vide coinvolto un ragazzo aquilano durante una gita. Andiamo ancora a vedere le reazioni del sindaco, per noi è un pugno allo stomaco, il sindaco di Donato tra i primi sul posto, una tragedia che colpisce nel profondo, ha detto Francesco di Donato. E poi precedenti in Italia, malori, incidenti e crolli, lutti tra le mura scolastiche, qui diciamo vengono ricordate le tragedie all'interno delle scuole. Ancora scherzi e sogni sulla bacheca di Cristian, il ragazzo condivideva le sue passioni e parlava della scuola senza mai prendersi troppo sul serio. Adesso andiamo alla pagina di Pescara del Centro e iniziamo a guardare anche le notizie da Pescara e provincia. Emergenza inquinamento in primo piano, tocco il territorio che sporca di più il fiume, l'amministrazione di Pescara punta il dito contro il comune dell'entroterra, scarica ogni anno 120.000 metri cubi di liquami, il sindaco Lattanzio risponde che non è vero. Intanto lunedì ci sarà una protesta di commercianti e balneatori che manifesteranno per il mare pulito, protesta alla quale si è unita anche l'amministrazione comunale di Pescara, e alla manifestazione sono invitati il presidente della regione D'Alfonso, il sottosegretario alla presidenza con delega all'ambiente Mazzocca, i sindaci di Pescara, Francavilla e Montesilvano e anche altri sindaci. E adesso vediamo quest'altra notizia in questa finestrella, è sulle banchine del porto in arrivo i chioschi che cucinano il pesce, la proposta è all'interno di una delibera del comune. Andiamo avanti, sanità nel caos, infermieri 2200 al voto, ma ora indaga la procura, fissate 2 date a febbraio e marzo per il rinnovo del consiglio e dei revisori, è arrivato un commissario ma il PM vuole fare luce sulla paralisi amministrativa.
Ancora, sempre per quanto riguarda la sanità, scoppia la polemica alla ASL, FIALS, basta infermieri in ufficio. Il sindacato contro la UIL che ha chiesto assunzioni in neonatologia. Andiamo avanti. La provincia batte cassa 4 milioni per gli stipendi dei dipendenti. Il presidente Di Marco chiede alla regione il rimborso dei fondi anticipati per pagare 95 impiegati. Scattano diffide e ingiunzione. Il personale si occupa di funzioni che non competono più all'ente. E ancora a Palazzo dei Marmi, dipendenti in calo, aumentano le ore dei part-time. Restiamo sempre alle pagine di Pescara. Pavimento trappola all'università impiegata all'ospedale. Ferita un'addetta della segreteria di scienze manageriali. Stanze tra fili volanti della corrente. Piastrelle sconnesse, come vedete dalla fotografia. E poi Istituto Pescara 3, scuola aperta domani agli Illuminati a Codignola. Scendiamo nel taglio basso. Domani l'open day alla Montale, tour tra i laboratori, dall'arte alle lingue, dalla lettura allo sport e le offerte della scuola. E poi la Terno Mantone, i ragazzi progettano l'agriturismo. Il manufatto con vigneto verrà realizzato a Letto Manoppello, questo per quanto riguarda le scuole. Poi abbiamo le storie pescaresi, l'unica tassista donna in auto, sempre lo spray per difesa, Marisa, ex commessa, ha rilevato la licenza del compagno, sono felice, i colleghi mi proteggono, i clienti, le clienti esultano. E poi il modello paesano, da dirigente di banca ad angelo dei poveri, fondatore con i francescani della mensa San Francesco, da 30 anni sfama i poveri, vengono anche i professionisti. Vedete la fotografia. Andiamo avanti e arriviamo al caso Ryanair. SOS al governo, in consiglio comunale le strategie per evitare il taglio di rotte. Ieri pomeriggio, fino al tardo pomeriggio, c'è stato un consiglio straordinario comunale a Pescara. È stato votato un ordine del giorno che invita il sindaco e la giunta ad attivarsi presso la regione, la Saga, per risolvere la questione Ryanair, e anche verso il Parlamento e l'esecutivo nazionale. Andiamo a vedere insieme il servizio su quanto accaduto nel Consiglio ieri. Alessandro, Consiglio Comunale straordinario a Pescara per parlare della vicenda aeroporto Ryanair. Quali spiragli ci sono per far recedere la compagnia irlandese dalla sua decisione di lasciare lo scalo abruzzese? C'è uno spiraglio davanti a noi, secondo me è solo un problema di tempi. Da un lato abbiamo ancora possibilità di contribuire pubblicamente, ma non per l'intero ammontare dell'esigenza finanziaria, circa per 2 milioni e mezzo non è considerato aiuto di Stato. C'è poi un'altra parte che devono mettere i privati. Già lunedì ci sarà una riunione con tutti gli operatori privati, in particolare quelli turistici che hanno il primo e primario interesse alla presenza della Saga, che sono organizzate attraverso le DMC, ne raccolgono già 4.000, con loro stiamo ragionando su come fare affinché loro contribuiscano per la parte restante. Ho già chiesto più volte il commissariamento della Saga per far luce sui conti e subito dopo avviare un programma di privatizzazione, altrimenti Pescara, la società di gestione aeroportuale, rischia di fallire come già successo a Rimini e a Forlì. Secondo lei cosa si potrebbe fare per far recedere la Ryanair da questa intenzione di lasciare Pescara? La Ryanair ha detto tu pagare e io volare, quindi bisogna organizzare i bandi di gare per stabilire delle rotte, si può trattare con Ryanair per mantenere la compagnia aerea qui sul posto, sulla base di Pescara. Ed ora la pagina di Montesilvano. Il 18 febbraio, discussione in Consiglio, rifiuti, fusione dei servizi con Pescara e Spoltore, spunta il progetto di una gestione unificata a causa dei problemi con Tradeco, eppure il Comune ha ribadito la propria contrarietà alla Grande Pescara. Poi via Livenza arrivano i dissuasori, addio al parcheggio selvaggio. La protesta cittadina in comune aggredita, la cittadina, scusate, protesta in comune aggredita da due cani in via Verrotti, e poi è rinnovato il contratto con l'associazione e la gestione del centro sociale alla Montesilvano Colle. Andiamo alla pagina dell'area metropolitana. Truffatori a San Franco chiedono fondi per la festa. Francavilla, il parroco denuncia, nessuno è autorizzato a chiedere soldi per noi. Si intensificano anche le segnalazioni di sedicenti funzionari dell'Enel o del gas.
E ancora 4 denunce per i vandali di 14 anni nella scuola Michetti. E ancora via l'Aiuola Centrale davanti alla chiesa di Piazza Sant'Alfonso, dunque restyling della piazza. A Spoltore l'associazione Levi Montalcini, nessuno ci ha invitato per l'intitolazione della scuola, e nel taglio basso Francavilla, il clima che cambia, incontro il 19 con il fisico di Carlo. Andiamo alla pagina di Penne Popoli dell'Alta Val Pescara, premiato il frate che costruì un ponte per aiutare lo Zambia, Manoppello, e il missionario Crispino Valerio, 82 anni, ha ottenuto il riconoscimento di ambasciatore della fame. E poi a centropagina, in corteo per il rilancio di Bussi, in 300 hanno sfilato per chiedere la reindustrializzazione del territorio. A Penne oggi via la mostra di Frascà, 500 le opere esposte. Nel taglio basso l'opera di Scafa, costata 60.000 euro, conclusi i lavori sul Lavino, ora il fiume è più sicuro. Andiamo alla pagina di Chieti adesso, c'è una notizia importante che riguarda il lavoro, addio ad un'altra azienda, la Thales lascia Chieti, addio a 98 posti di lavoro, realizza radio per i soldati, ma il mercato non tira più, la società meglio in Francia, i lavoratori scendono in strada, ieri la protesta, andiamo a vedere il servizio. 80 dipendenti in mobilità e 20 trasferiti per mezzo della cessione di un ramo d'azienda ad una società malese, la Sapura. È il triste epilogo dell'ultimo incontro avvenuto al Mise per salvare la Thales di Chieti, multinazionale che opera nel campo dei sistemi elettronici e di comunicazione per la difesa, e i suoi 100 lavoratori che oggi manifestano con un presidio davanti ai cancelli di Via Mattei. Il problema è il management, è la Thales Italia che negli ultimi anni non ha investito sul sito, e pur avendoci quasi sempre rassicurati dicendo che insomma, ecco, non avrebbero mai chiuso questo sito e quant'altro. E invece da quando è aperto il tavolo al Mise abbiamo cominciato a capire che le cose stavano andando esattamente nella strada opposta. E chiaramente questo è stato, diciamo, una batosta di quelle che per i lavoratori nessuno si aspettava. Questa decisione così drastica, magari si aspettava una diminuzione di commesse, si aspettava altro, ma non chiaramente questa soluzione. Secondo la regione, rappresentata da Giovanni Lolli, sarebbe inspiegabile il comportamento della multinazionale francese, inspiegabile la volontà di cessare le attività nel sito di Chieti, viste le richieste accordate, anche se con molte difficoltà, da parte delle istituzioni. Ecco dunque che dopo questa decisione si dovrà aprire tavoli di concertazione e confronto. Forse loro pensavano, quando facevano queste richieste, che erano impossibili. Noi le abbiamo rese possibili, e pur a fronte di questo ci troviamo così da un giorno all'altro di fronte a una proposta che per noi tutti è inaccettabile. Adesso ci si siede, per quanto mi riguarda sono bocce ferme, ma quello di dire chiudo, me ne vado, arrivederci, è una cosa che non si può accettare, che noi non accetteremo, e credo di poter annunciare qui responsabilmente il governo italiano non accetterà. Andiamo avanti, sempre sulla pagina di Chieti, una notizia che arriva da Lanciano: assenteista perché sono ansioso. Così la difesa del dipendente della ASL arrestato per il cartellino non timbrato. Adesso andiamo sulla città e andiamo a vedere le notizie dalla provincia di Teramo. Smerciavano un etto di coca a settimana, blitz dei carabinieri a San Nicolò a Tordino, in manette 3 teramani accusati di spacciare su appuntamento. E sempre per quanto riguarda lo spaccio, pizzicato un pusher che spacciava coca al centro di Nereto per la vibrata bene. Nel taglio basso, polizia dopo la villa, un altro blitz antidroga alla piazzetta del Sole a Teramo. Andiamo avanti, appalto antincendio alla ASL, tutti assolti, fratelli Ciapanna e il dirigente Cecchini scagionati con formula piena dall'accusa di truffa sull'appalto. E poi il processo, rissa notturna, 3 cellinesi e canzanesi, 4 tra cellinesi e canzanesi, scusate, 4 nei guai. Andiamo alla pagina sindacale. Giovanni Timoteo, il nuovo segretario della CGIL di Teramo, eletto ieri mattina dal direttivo provinciale con una larga maggioranza, succede ad Alberto Di Dario. La carriera, è stato responsabile della Camera del Lavoro di Roseto e segretario della Filtea e della Filtem. Ieri poi c'è stato un incontro in prefettura sulla Team con il sindaco di Teramo Brucchi e l'amministratore delegato della Team Ranalli.
E ancora sociale, l'iscrizione al registro dei donatori può essere fatta anche alla ASL. Andiamo avanti, varco nel cantiere del corso durante i weekend. Intanto Berardini del Movimento 5 Stelle insiste sullo sconto di Tari e Cosap per le attività danneggiate dal cantiere al centro di Teramo. Andiamo ancora avanti, il feretro del carabiniere vegliato dai colleghi. Ieri il rientro della salma di Fabrizio Spagnoli, il 33enne militare deceduto in un incidente in Slovenia. Lutto cittadino, oggi funerali nella chiesa romanica di Santa Maria di Ronzano. Le polemiche sull'università, U2SL critici per la nomina di Antonio Sorgi all'ADSU per l'associazione studentesca, la scelta dell'ex superdirigente regionale contrasta con gli interessi della città. E poi ieri alla Noe Lucidi si è ingegnato il risparmio con la tappa conclusiva del progetto di Poste Italiane proprio per sensibilizzare al risparmio i ragazzi. Dalla provincia, un successo dedicato ad Ernino D'Agostino e riconoscimento della Val Vibrata come area di crisi complessa di Sabatino, merito dell'ex presidente della provincia. Il progetto, il piano di D'Agostino non ha funzionato perché Berlusconi non ha mai voluto finanziare l'area di crisi. Andiamo ancora avanti. Dalla Val Vibrata, meningite in classe, chiuse le scuole a Tortoreto, alunno di 7 anni ricoverato in gravi condizioni al Salesi di Ancona, la psicosi in attesa dei risultati delle analisi dell'ASL, il comune si prepara alle eventuali profilassi per evitare il contagio. Ancora avanti, la settimana inizia con i NAS e tra gli insulti, sperimentazione tempestosa alle scuole di Amicis e di Colleranesco a Giulianova per quanto riguarda la settimana corta. Anarchia, alcune famiglie rifiutando il nuovo orario prelevano i ragazzi da scuola con mezz'ora d'anticipo. Andiamo adesso alla pagina di Roseto, l'arena resta comunque dei rosetani per quanto riguarda l'arena Quattro Palme che vedete nella fotografia. Fornaciari, l'assessore, dice inutile partecipare alla gara, c'è un vincolo di verde pubblico, accuse strumentali, il PD si accorge della struttura solo adesso quando avrebbe potuto acquistarla quando governava. Andiamo adesso allo sport. Andiamo sul quotidiano Il Centro per vedere l'Abruzzo Sport. Ovviamente in primo piano c'è la partita che si è giocata ieri all'Adriatico Cornacchia tra il Pescara e il Vicenza. Gol spettacolare, la Padula salva il Pescara con un colpo da campione. Nel finale una semirovesciata del Bomber evita la sconfitta con il Vicenza. E allora andiamo a vedere la partita nel servizio. Un Pescara meno bello del solito pareggia all'Adriatico per 1-1 con un ottimo Vicenza, evitando allo scadere la seconda sconfitta interna della stagione, grazie al solito La Padula che si inventa al 93esimo un Eurogol che regala al Delfino un pareggio sicuramente importante al cospetto di un Vicenza che ai punti avrebbe meritato qualcosa in più. Recriminazioni in casa ospite per l'arbitraggio di La Penna che nel finale non ha convinto in alcune sue decisioni. Si comincia in un clima di festa vera con il rinnovo del gemellaggio fra le due tifoserie. In campo ovviamente i giocatori delle due squadre non possono però fare sconti. Nel Pescara formazione della vigilia confermata con Torreira e Benali a centrocampo e con Verde trequartista a supporto delle due punte La Padula e Mitriza. Nel Vicenza spazio a De Bagua in attacco al posto di Rajcevic colpito da una indisponibilità poco prima della partita. Parte bene la formazione ospite al terzo e l'ex Bagua a concludere debolmente in area davanti a Fiorillo. Pescara inizia a premere ma al 12esimo c'è un brivido con un tiro di poco alto di vita. Al 28esimo arriva l'occasione più ghiotta che capita ai piedi dell'ex pescarese Ebagua che parte in posizione regolare chiamando poi Fiorillo ad un miracolo in calcio d'angolo. Dalla parte opposta è al 29esimo La Padula a non riuscire a trovare la zappata giusta. Nel Pescara si vede non poco Mitriza che prima al 31esimo mette alto e poi al 34esimo allarga troppo il compasso spedendo la sfera di poco al lato. Al 38esimo tocca anche a capitan Memusciai che dai 20 metri mette il pallone di poco fuori misura. L'ultimo acuto del primo tempo è di marca ospite con un tiro di Galano che al 49esimo per poco non beffa Fiorillo dopo una deviazione fortuita della difesa biancazzurra. Nella ripresa si ricomincia con gli stessi 22 del primo tempo e dopo una fase equilibrata al 12esimo è Galano su punizione a chiamare ad una respinta difettosa il portiere biancazzurro Vincenzo Fiorillo. Galano ci riprova al 16esimo trovando ancora la risposta del portiere pescarese. Oddo vuole vincere, getta nella mischia Pasquato e Cocco al posto di Verde e Mitriza con la squadra
squadra veneta che però non arretra e che anzi trova al 28esimo il gol del vantaggio con Signori che dopo una respinta difettosa di Fiorillo mette in rete da due passi. Scende il gelo all'Adriatico con Fornasier che poi si infortuna e lascia il campo ad Acosta, ma le sorprese sono dietro l'angolo visto che al 39esimo la Padula cade in area con La Penna che concede il rigore ed estrae il rosso diretto per Sampirisi. Dal dischetto però Memusciai sbaglia mandando il pallone fuori fra l'esultanza dei giocatori vicentini, ma dietro l'angolo c'è sempre la Padula che al 93esimo si inventa il gol del pareggio che da solo vale il prezzo del biglietto e salva così il Pescara dalla sconfitta. Ora il pensiero va già alla gara di Cagliari. Torniamo sul giornale. Oddo, non butto la partita, ho visto un buon Pescara, il tecnico, il Vicenza ha fatto un'ottima gara, ma noi abbiamo recuperato un gol, sono contento della reazione avuta, io alla Lazio voglio là con i miei ragazzi. E Marino dice invece il rigore era inesistente, dunque critiche sull'arbitraggio. Andiamo ad ascoltare i due allenatori. Ma sono contento perché la squadra non molla mai, non si può vincere sempre, non si può sempre giocare benissimo, ci sono partite in cui trovi delle difficoltà, però questa è una squadra che non molla mai e oggi c'è stata la dimostrazione, insomma andare sotto in una partita dove probabilmente non meritavi di andare sotto, che era equilibrata, poi vai sotto, sbagli il rigore, insomma avrebbe buttato giù un elefante, invece noi abbiamo continuato, ci abbiamo creduto e siamo stati bravi a racciuffare questo pareggio e poi domani vedremo se sarà un punto guadagnato o due punti persi. Sì, voi sapete che io non sono legato ai moduli, io cerco sempre di mettere i giocatori in condizioni migliori per esprimersi al meglio. Oggi giocavano Mitrizza e Verde, in questo momento per caratteristiche loro ho pensato che sono più bravi, li avrei messi al loro agio giocando un po' più aperti e quindi io ho fatto questo, ma nulla di strano, cioè, insomma, le ultime tre partite le abbiamo vinto con questo modulo alla fine, quindi siamo in grado di farlo, l'abbiamo fatto come l'abbiamo fatto in altre circostanze. Ah, credo che abbiamo fatto una partita positiva perché abbiamo giocato alla pari con la squadra che secondo me in questo momento è tra le più in forma del campionato, se non la più in forma, una squadra che per il gioco espresso insieme al Crotone deve andare in Serie A, ecco, quindi quello che si è visto sul campo, specialmente negli ultimi mesi, ha detto questo. Contento per il punto a Pescara o rammaricato perché è arrivato solo al 94esimo? No, rammaricato perché credo che il rigore non ci fosse e quindi è scaturita anche l'espulsione. Anche sull'azione del gol i vostri colleghi mi hanno fatto vedere che sul lancio di Mazzotta c'era anche Cocco in fuorigioco, è stato determinante nell'azione del gol di La Padula, per cui un po' di rammarico c'è anche perché c'era anche fuorigioco sul rigore, il rigore non penso ci sia. E quindi rimanere in inferiorità numerica probabilmente ha condizionato un attimino, però ripeto, a me c'è il rammarico di aver perso qualche punto, però la prestazione positiva, la reazione che abbiamo avuto dopo una prestazione non da noi che abbiamo fatto con Lanciano, c'è stata la reazione che volevo e la squadra con questo spirito si deve salvare prima possibile. E adesso proprio del Lanciano andiamo a parlare, giorni decisivi per la Virtus, salvezza Virtus ad un bivio, in campo e dal notaio oggi al Biondi lo scontro diretto col Modena, lunedì forse la cessione del club, il pagamento degli stipendi arretrati sarà fondamentale per la buona riuscita della trattativa Maio-Bisogno e per evitare un'ulteriore penalizzazione in classifica. Tante conferme, si rivede Bacinovic contro il Modena, per quanto riguarda proprio giallo-blu, Crespo ha due dubbi ma ritrova Granoce. Andiamo adesso alla Lega Pro Girone B, l'Aquila all'assalto per fermare la corsa della capolista SPAL, Perrone si trascina il dubbio sul modulo 3-4-3 o 3-5-2, il club smentisce intanto trattative in corso per cedere le quote della società. E poi il Teramo, c'è il tutto cuoio, il Teramo aspetta i gol dell'attaccante forte, la partita si giocherà domani alle 17:30. E poi la Serie D, il San Nicolò anticipa col Matelica, emergenza portieri per il Chieti. Andiamo a vedere le partite di Serie D.
a Miternina Folgore Veregra e poi Avezzano Monticelli, Chieti Vispesaro, Fermana Campobasso, Jesina Giulianova, Olimpia Ionese Castelfidardo, Recanatese Isernia, San Benedettese Fano e San Nicolò Matelica che si gioca oggi. Andiamo all'ultima pagina dello sport per quanto riguarda il centro, basket di A2, le abruzzesi domani in casa, a Roseto ci sarà il Pienone con la Fortitudo Bologna e caccia al biglietto, Chieti con il Mantova punta ai playoff. Poi per le bocce, Raffa, la Virtus sfida Montenegro, la vittoria vale la fuga. A centropagina Serie B, girone D, ufficiale Capitanelli all'Amatori, il pivot ex Barcellona Pozzo di Gotto rinforza il settore dei lunghi, sempre restando al basket. La palla a volo di B1 e B2, D'Annunziana scontro salvezza, Paglieta Montorio che derby. Nel taglio basso la palla a mano, Città Sant'Angelo colpo per i playoff in A1 donne, alle Teramane serve un miracolo per il quarto posto e la palla a nuoto di B, Original Marinze Acquatico in vasca ad Acilia per stupire. Questa era l'ultima notizia per quanto riguarda la nostra rassegna stampa, grazie per essere stati con noi. Io vi ricordo il prossimo appuntamento con la nostra informazione alle ore 14, poi la seconda edizione del TG6 alle 19. Quest'oggi c'è anche diretta stadio a partire dalle 15 con Andrea Costantini per seguire le partite che si giocano oggi, in particolare la Serie B con la partita del Biondi tra Virtus Lanciano e Modena. Io vi ringrazio, è tutto, grazie per essere stati con noi, buona giornata.